Amici della tua TV, benvenuti ad un nuovo appuntamento con In Scena. Oggi siamo al Teatro del Fuoco di Foggia e vi proponiamo un evento intenso ed emozionante. Un omaggio a due grandi cantautori del panorama musicale italiano, Lucio Dalla e Lucio Battisti. A ricordarli un cast d'eccezione, capitanato dall'attore e dal regista Sebastiano Somma in Lucio incontra Lucio, scritto da Liberato Sant'Arpino. Lucio incontra Lucio mette in scena un'originale lettura della vita di due icone della musica italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti. I due cantautori, accomunati dalla stessa passione per la musica e nati a distanza di sole 12 ore, il 4 marzo 1943 Lucio Dalla e il 5 marzo 1943 Lucio Battisti, in realtà non si sono mai incontrati artisticamente. Lo spettacolo Lucio incontra Lucio figura proprio questo incontro artistico mai avvenuto, raccontandolo attraverso le loro canzoni. Vi ricordo che questo programma è stato offerto da Ferrovie del Gargano, Cinzia Olearia, Gruppo Saccia, Hamburgeria Gourmet, Carni Affini Gourmet. Buona visione! È davvero per me un piacere essere qui con Sebastiano Somma, che è in scena al Teatro del Fuoco oggi 27 marzo con Lucio incontra Lucio, uno spettacolo che sta avendo davvero tanto successo in tutta Italia. Io credo che la forza di questo progetto musicale risieda proprio in questo incontro così speciale che non c'è mai stato, fondamentalmente, lavorativamente parlando, tra Lucio Dalla e Lucio Battisti. Cosa ha ispirato questa iniziativa? Allora, credo che, come hai detto bene, l'incontro sia stato determinato dall'ispirazione dell'autore che ha incontrato i musicisti che hanno fatto degli arrangiamenti e lo stesso autore che Sant'Arpino ha incontrato poi me, e abbiamo pensato tutti insieme di elaborare un progetto fatto appunto di incontri, perché sono gli incontri che hanno segnato i successi, i grandi successi professionali dei due Lucio, no? Gli incontri in questo caso con dei grandi poeti. Cioè, Dalla e Battisti hanno avuto la fortuna di incontrare lungo la loro strada professionale dei poeti che hanno segnato sicuramente la loro canzone, la loro musica, la loro storia, con caratteri diversi, perché Dalla aveva un carattere un po' più aperto, estrionico, stravagante, Battisti più intimo, più riservato, ma soprattutto accomunati tutti e due dalla grande volontà di fare ricerca, di cercare nuovi percorsi musicali. E quindi in questo caso il successo di questo spettacolo sta nella grande forza dei testi di questi due grandi artisti, il fatto che evoca dentro di noi emozioni, ricordi importanti, e poi perché comunque c'è della grande musica in scena, ci sono delle belle voci, ci sono cinque musicisti importanti, è un percorso di immagini, parola e musica che a mio avviso ogni sera suscita emozione nello spettatore. Assolutamente. So che magari è una domanda un po' difficile perché il repertorio a cui facciamo riferimento è immenso, emozionante, ma c'è un brano, delle note, una musica, una citazione che tocca un po' il suo cuore? Un po' tutte, immagino. Sì, tante, devo dire che ogni sera c'è emozioni per quanto riguarda Battisti, oppure Piazza Grande per quanto riguarda Dalla, Futura, un'altra canzone meravigliosa di Dalla che è il Dalla partorisce in un momento di estasi davanti al muro di Berlino, no? Davanti al Checkpoint Charlie. Lui è seduto lì davanti al muro, immagina una storia d'amore tra un uomo dell'est e una donna dell'ovest, e che fanno appunto una figlia che si chiama La Futura. E come profondo il mare, insomma, ogni sera c'è da porre attenzione ai tanti argomenti che hanno segnato le canzoni sia dell'uno che dell'altro. Te ne ho citate solo alcune, ma noi facciamo 1 ora e 40 di spettacoli, in 1 ora e 40 raccontiamo poco rispetto al grande panorama. Esatto, della... Esatto, immagino. Però, insomma, è sufficiente perché la gente non si annoi, soprattutto. Questo è certo. E sì, perché poi il teatro è accadimento, e quindi immagino che ogni sera accada qualcosa di diverso, di speciale, un Beh, po' sì, per chi normalmente è sul palco. Sì, normalmente sì, quando si fa la prosa è così, quando si recita succede sempre qualcosa di ogni qualcosa. Sera qualche piccola cosa di differenza, altrimenti sarebbe troppo statico poi anche per noi attori avere sempre una regolarità assoluta, quindi bisogna ricercare, come dicevano appunto Dalla e Battisti, la ricerca, cambiare, trovare dei nuovi percorsi,
questo è quello che alimenta a noi di energie, è quello che comunque al pubblico arriva in parte, ma al pubblico arriva sempre l'essenza di tutto questo. Ne sono certa. In chiusura io trovo che sicuramente il messaggio che si vuole dare con questo spettacolo è proprio il ricordo, tenere vivo il ricordo di questi due cantautori meravigliosi, e quanto è importante poi che questo ricordo sia forte soprattutto nei giovani cantautori così speciali, che possano essere ricordati dalle generazioni un po' più giovani. Ma guarda, oggi i giovani hanno chiaramente attingono a una musica che è fatta di sintesi, che è fatta di suoni, di percezioni, che indubbiamente rispecchiano quella che è la società di oggi. Quindi in ogni caso questi giovani cantautori, che chiaramente hanno tanta strada da fare, perché non c'è dubbio, riescono comunque ad arrivare nei cuori dei giovani attraverso dei segnali che i giovani percepiscono in maniera attenta. Questi grandi autori chiaramente hanno lasciato un patrimonio infinito di parole importanti, per cui comunque noi spesso ci ritroviamo a fare anche dei confronti, ad avere dei confronti con i ragazzi che per fortuna ascoltano con attenzione i testi di Dalle Battisti e vanno via anche motivati a volerne ascoltare ancora di altri. Quindi è interessante. È interessante ed è importante. È bella. E comunque sono due cantautori che hanno segnato la nostra storia. Davvero una delle pagine più belle della musica italiana. Pezzi di vita, no? Pezzi di vita, proprio i pezzi della nostra storia. Quindi è bellissimo. Io poi alla fine ogni sera sto in mezzo a dei musicisti d'eccezione, veramente d'eccezione, straordinario. Quindi sono contento. È un percorso che porteremo avanti anche il prossimo anno, ancora per dei periodi. Io alterno chiaramente facendo anche altro, ma insomma questo è uno spettacolo che ho curato, di cui ho curato la regia, no? Sto in scena ma sono fiero perché ho curato una regia equilibrata, e appunto spero che appunto non annoi, perché verte tra la forza della musica, della canzone, delle parole che io ogni sera uso per raccontare aneddoti sulla loro vita professionale sempre, e poi un po' di immagini, di grafica anche divertente, originale, fresca. Anche per unire un po' il contemporaneo. Beh, per rendere teatrale un po' una serata di musica, insomma, ecco, è un concerto teatralizzato, quindi infatti non a caso siamo poi ospiti nei teatri, anche nei bellissimi teatri, non soltanto d'estate, dove proponiamo dei posti anche sofisticati, ma anche nei teatri. Stasera siamo al Teatro del Fuoco, siamo reduci dal Teatro Augusteo, dal Ghione di Roma, da Padova, Cittadella, insomma stiamo girando un po' tutta l'Italia. Dei teatri davvero belli, insomma adesso sono contento di essere qua in questo teatro, in questa città, che negli ultimi anni mi ha ospitato in diverse cose, dove ormai mi sento un po' anche a casa, no? Sono molto contento perché comunque sono in una terra generosa e questi due artisti sono stati generosissimi. E noi foggiani e provincia annessa siamo felicissimi di avere Sebastiano Somma. Grazie. E questo cast eccezionale. Grazie a Sebastiano Somma. Grazie a te e in bocca al lupo anche per la tua carriera d'attrice. Crepi, grazie. Grazie anche a te, auguri. Grazie. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi aspetto martedì prossimo con un nuovo appuntamento di In Scena.